Talita Frizzi è nata nel 1980 a Jesi, in provincia di Ancona. Giornalista di cronaca nera presso la redazione del Corriere Adriatico di Jesi, dal 1999 si occupa di storie, di vite e di fatti che raccontano parallelamente l'evolversi della società e i suoi mutevoli cambiamenti. Iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, ha spaziato trasversalmente in tutti i settori della cronaca, dal costume e cultura allo sport e cronaca giudiziaria. Molteplici le esperienze come freelance e le collaborazioni giornalistiche per riviste nazionali, periodici, uffici stampa di eventi nazionali e internazionali. Cofondatore e direttore del quotidiano online Fatto e Diritto, ha avuto anche esperienze in TV con il programma televisivo Visi e Voci e con la radio attraverso i microfoni di RVE, Radio Vallesina. Ama scrivere e da sempre partecipa a concorsi letterari. Il suo primo libro è uscito nel 1998. Chiamatemi Federichino è il suo primo libro per bambini, ma, dice la stessa autrice, non sarà l'ultimo. Da dove nasce Federichino? Federichino è un'ancora di salvataggio da questa mia specificità di cronista di nera, perché dopo 20 anni di incidenti, di lutti, di disgrazie, di dolore, in cui noi siamo purtroppo per il nostro ruolo siamo chiamati a navigare, a scavare, alla fine tutte queste disgrazie incidono e quindi ho deciso che dovevo fare qualcosa per salvare me stessa. E da qua è nato Federichino. Di qui l'idea di scrivere una serie di favole dedicate a un grande personaggio e riunirle in un solo libro, il primo dedicato a Federico II. Federichino lo consiglio ai bambini piccoli perché ci sono delle illustrazioni, secondo me, favolose. Grazie a Martina Molinari che ha accolto pienamente le mie direttive. Lo consiglio ai genitori perché comunque sia, lo vedo anche come un mezzo per far dialogare genitori e figli in un momento in cui c'è molta solitudine tra gli adulti e i bambini. Lo consiglio ai nonni perché la favola è sempre uno strumento carino per riavvicinare un nonno a un nipote, magari prima di andare a dormire. E lo consiglio ai ragazzi come uno strumento da leggere e magari da prendere qualche spunto, perché non sono solamente favole ispirate all'infanzia di Federico II, non è solamente fantasia riversata sul libro, ma sono anche delle storie con una morale cui è possibile attingere. Qual è la struttura narrativa di Federichino? Sono 8 favole perché 8 è il numero caro a Federico II, esperto di numerologia. È il numero dell'infinito e della rosa dei venti. Un libro pieno di messaggi positivi. Come ricordo in una delle favole in cui Federichino dialoga nella sua immaginazione con un granchietto luminoso fatto di stelle, in cui lui viene invitato da questa costellazione a fare del suo meglio, perché anche se nasci re nessuno ti regala niente, quindi ti devi impegnare per diventare quello che vuoi, fino a parlare dell'amore per gli animali, non solo l'amico inseparabile Gaetano che sarà poi il suo consigliere, una sorta di grillo parlante che lo accompagnerà nella vita, ma anche gli altri animali, lo zoo itinerante di animali esotici che Federico II si portava appresso mentre girava, insomma, per il regno. Ed era un po' il suo marchio di fabbrica, la sua corte che identificava l'arrivo di questo grande personaggio. Poi l'amicizia con tanti bambini diversi da lui, bambini di lingue, di provenienze geografiche diverse, bambini che cui ciascuno ha dato a Federico II qualcosa. E quindi questo è un messaggio che io vorrei rivolgere a tutte le nuove generazioni, un messaggio di accoglienza, di amicizia e di fiducia. Non diffidiamo di chi è diverso da noi, perché magari prega un altro Dio, perché non mangia un tipo di carne diversa, perché magari ha delle tradizioni che sono diverse dalle nostre. Guardiamo oltre. Una storia nella storia della creazione di questo testo è quella legata all'attore e comico Pippo Franco. Ho conosciuto Pippo Franco in occasione di una celebrazione a Jesi, quando ha ricevuto il premio Federichino d'Oro, in quanto Pippo Franco non è solo un grande artista, un grande cabarettista, un grande attore, ma è anche un raffinato studioso di Federico II. E durante questa premiazione l'ho avvicinato, finché un giorno non lo chiamo e gli dico: senta maestro, io ho un progetto su Federico II e mi piacerebbe sottoporla alla sua attenzione. E senza pregiudizio, senza sbarramenti mentali, mi ha invitata a Roma al Salone Margherita e mi ha detto: parliamone.
e quindi già quello per me è stato un input importante, una marcia in più. Sono andata e gli ho presentato quello che era la mia idea e, di come avrei voluto sviluppare questo libro e a chi volevo rivolgere questo libro, e il maestro, anche un pochino sulle sue, ma con un monito, mi ha detto: guarda che Federico II è una cosa seria, se lo vuoi prendere in giro non è cosa. Tu maestro, ci mancherebbe, io vorrei solo fare qualcosa per far conoscere questo grande personaggio anche ai bambini, visto che tanti miei concittadini non sanno purtroppo chi è Federico II e viviamo in una città che ha dato i Natali a questo grande personaggio ed è giusto farlo conoscere.